Allora, buongiorno a tutti. Il tema dei controlli che andremo ad esaminare in questa parte della giornata è probabilmente l'aspetto più critico delle attività che svolgono le agenzie. Come abbiamo visto nelle relazioni precedenti, occupa una buona percentuale degli operatori delle agenzie. E tra l'altro, avendo ascoltato nella mattinata la tavola rotonda, sembra essere uno degli aspetti più controversi e critici delle attività, per cui è importante capire come rivestire il nostro ruolo di ente di controllo. Come vedete, io sono accompagnata da direttori tecnici e scientifici di altre agenzie, i nomi li sapete, li trovate nella brochure del convegno. Per lasciare poi tempo alla discussione, che spero sia ricca, successiva, lascio la parola ad Andrea Poggi, direttore tecnico di ARPA Toscana, in modo che possa illustrare la sintesi del lavoro che è stato fatto fin qui. Grazie. Come ci è stato richiesto, si corre un po' per lasciare spazio al dibattito e a concludere un po' prima. Il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro, come dire, collegiale, al quale hanno partecipato con loro rappresentanti diverse agenzie che qui vedete richiamate: il Veneto, le Marche, Ispra, la Toscana. Una parte del lavoro, come dire, gode dei risultati del gruppo che ha lavorato del gruppo di AssoArpa che ha lavorato al benchmarking, di cui una parte dei dati avete visto già presentati. Li dobbiamo ringraziare, diciamo, dei dati forniti. Diciamo che la riflessione, è condensata in una relazione, più ampia di quello che riusciremo a illustrare qui. Mi dicono che la relazione completa sarà disponibile sul sito di Ispra la prossima settimana. In questo momento c'è un abstract di 4 pagine, la relazione completa che articola un po' meglio i pensieri, descrive alcune cose che lì sono soltanto, di cui c'è soltanto i titoli, una relazione di una quindicina di pagine. Io salterò, insomma, a volo d'uccello la prima e la seconda parte, cioè la prima parte è quella che racconta un po' da dove veniamo e come siamo cambiati in questi anni, darò solo dei flash. C'è una seconda parte sulle problematiche aperte e mi concentrerò sulle prospettive, pensando che questa sia quella che può interessare di più al dibattito e che le prime due parti, in sala almeno, siano abbastanza conosciute. Abbiamo cercato di non essere autocelebrativi. Il gruppo, come dire, ha lavorato collegialmente. Io mi prendo la responsabilità di questo fuori programma, di questa figurina, diciamo, anche perché non resistevo dalla tentazione di una citazione dalle slide più famose d'Italia degli ultimi tempi. Il problema, come dire, del controllo, cioè quello che come dire, sotto. Abbiamo cercato di fare questa relazione cercando di non essere autocelebrativi, ma di domandandoci dove sono i problemi e che cosa si aspettano da noi. Il rischio di controllare ma non dare risposte è un rischio importante. Questo è, diciamo, un po' lo schema della relazione nel suo complesso. Come vi dicevo, sarà disponibile la prossima settimana. È già stato accennato stamani che nel percorso dalla formazione delle agenzie ad oggi il nostro lavoro è cambiato parecchio. Questa figura, diciamo, in maniera molto qualitativa, vuol dar conto di una cosa che è già stata richiamata anche in un intervento poco fa. La normativa è cambiata parecchio. Qui, come dire, si dà conto col passare dal celeste all'arancione al rosso di come la normativa ha mutato i controlli da bianco assenti su quella tematica a qualitativi, a parzialmente quantitativi, magari c'è i metodi ma non c'è nei limiti, oppure c'è i limiti e non ci sono i metodi, a controlli totalmente quantitativi, dettagliati nei metodi e negli obiettivi. Si vede che venivamo da una stagione in cui, come dire, si misurava e si confrontavano solo su alcune tematiche e via via il nostro lavoro si è ampliato ed è cresciuto. Le agenzie in questa maniera si sono dovute riorganizzare, hanno dovuto implementare ambiti nuovi di attività ispettive, oltre ai mutamenti che laddove le norme già c'erano, hanno chiesto perché poi via via si sono aggiornate.
Nella relazione trovate dettagliati tre esempi di come il sistema ha funzionato, tre esempi nei quali si è, come dire, il sistema ha fatto il sistema. Al di là del lavoro fatto da ciascuna agenzia, ci siamo chiesti dove il sistema ha fatto un lavoro come sistema. E l'idea è che, diciamo, il sistema lo si misura, lo si vede su tre ambiti. Se ha prodotto supporto al legislatore, cosa che normalmente non fa mai un'agenzia da sola, ma se lo fai, lo fai come sistema delle agenzie. Se ha costruito procedure e formazione per gli operatori, cioè ha consentito una più facile applicazione della normativa da parte dei nostri operatori. E il terzo ambito, se ha saputo misurare, darsi criteri, costruire metriche per misurare l'efficacia del controllo. Questo ultimo è uno dei punti forse più delicati. Lo abbiamo visto, come dire, ci sono tre esempi che secondo noi sono quelli in cui è stato più evidente il lavoro di sistema. L'applicazione della normativa Seveso, il coordinamento che c'è stato sull'applicazione della normativa sui campi elettromagnetici e il lavoro fatto sull'IPPC, soprattutto in relazione ai BREF italiani. Di questi tre esempi c'è, come dire, una descrizione abbastanza chiara ed estesa nella relazione. Qui abbiamo tentato una sintesi schematica. I tre ambiti, ci avete i tre ambiti sopra, in righe, ci avete le linee. Come diceva qualcuno, la Seveso è sicuramente l'ambito dove il sistema ha funzionato meglio, dove ha dimostrato che cosa può fare il sistema, perché ha cominciato a lavorare già nella fase di recepimento delle direttive e per la trasformazione delle linee guida in norme, perché sono nate linee guida che sono diventate norme italiane nel lavoro fatto tra la rete dei referenti delle agenzie. Ciò che non è diventato linea guida normativa sono diventate procedure per le ispezioni, checklist condivise, descrizione delle modalità con cui deve essere redatto il rapporto di ispezione. E qui ha funzionato anche la scuola. 300 ispettori Seveso sono passati dalla scuola, che non è stata, quindi, un corso di aggiornamento, ma la scuola ISPRA è stato il luogo della formazione, ma anche se in maniera forse non del tutto formalizzata, anche quello dell'accreditamento dell'ispettore, perché diciamo la scuola prevedeva anche una fase di tutoraggio nella quale si verificava che ci fosse stata piena efficacia della formazione svolta per garantire, diciamo, la capacità dell'ispettore. La verifica di efficacia sulla Seveso si comincia a vedere, nel senso che abbiamo sia un'attività di esame dei report di ispezione, sia un'attività di quotazione della non conformità. Ora ve lo dico così, insomma, poi ci si può ragionare, ma insomma, una misura di quanto siamo conformi o non conformi a valle delle attività ispettive e di come il sistema delle imprese controllate sta evolvendo verso una maggiore o minore conformità. Si comincia a misurarlo. Sugli altri non entro nel merito, solo per capirsi, diciamo, trovate analogie più o meno complete anche per gli altri ambiti. Non ci abbiamo il tempo di descriverli in dettaglio. Detto questo, di queste tre situazioni dove il sistema ha funzionato, anche se in maniera più o meno efficace. Se però guardiamo, come dire, quello che abbiamo prodotto sul controllo in generale, come riflessione sul controllo, ecco, qui dobbiamo dire che il sistema c'ha ancora delle potenzialità inespresse, perché se noi lo mettiamo a confronto con ciò che abbiamo fatto sul monitoraggio, abbiamo prodotto 14 documenti approvati dal Consiglio federale sulla standardizzazione dell'attività di monitoraggio e siamo a un documento e mezzo sul controllo, ma non perché non ce n'era bisogno, semplicemente perché l'attenzione è nata, come dire, in maniera più spontanea, forse anche più facile. Standardizzare il monitoraggio, qualcuno annuisce. Lavorare sulla standardizzazione del controllo è più impegnativo, è più difficile, e però forse ancora non ne sentiamo tutta l'esigenza, forse ancora non ne sentiamo, non ne abbiamo sentita tutta l'esigenza. Qui ci sono dei temi e delle sfide importanti, giusto appunto quella della misura dell'efficacia, cioè quanto il controllo sta producendo conformità alla norma e quanto la conformità alla norma che c'è oggi è conseguenza del controllo fatto.
dove il controllo ha più bisogno di essere indirizzato. Tutti questi temi oggi hanno bisogno di un'elaborazione anche metodologica che ci manca e che potremmo fare in Consiglio federale. Perché tutto questo ci manca? Andiamo a vedere quali sono le sfide. Questo è un dato preso dal gruppo di lavoro sul benchmarking, dove si fa una stima sulla base degli operatori disponibili per il controllo delle diverse agenzie e delle aziende che stanno nelle categorie potenzialmente controllabili. Ogni quanti anni io mediamente vado in un'azienda. E voi vedete che sono dei numeri impressionanti, cioè qui quando va bene la frequenza media di ritorno è ogni 4 anni degli ispettori, quando va male siamo a frequenze di ritorno una volta ogni 10 anni, cioè vuol dire che delle aziende non saranno mai controllate. Questo che cosa ci dice? Ci dice che il controllo che possiamo fare non è il controllo, come dire, che aggiusti le cose col controllo. Non puoi aggiustare le cose col controllo. Il controllo deve essere un controllo che sfrutta la sua potenzialità di indirizzo, di deterrenza in qualche maniera, perché si ottenga una conformità anche di chi non sarà mai controllato, sulla base del controllo che svolgi su quelli che saranno controllati. Questa è l'unica possibilità. Allora, come lavorare su questa cosa qui? Questa è una delle sfide che dobbiamo affrontare, perché se si fa finta di pensare che noi aggiustiamo le aziende andandole a controllare, questo è vero solo in alcuni pochi ristretti ambiti. La riflessione qui è ancora embrionale, alcune agenzie stanno cominciando a ragionare, dopo anni in cui si è parlato di controllo integrato, di ragionare di controllo mirato, perché un controllo integrato completo costa troppo alla fine in relazione al risultato che produce. E se andiamo a vedere di quale risultato abbiamo bisogno, qualcuno dice forse potremmo mirare di più il controllo a quegli ambiti specifici in cui il rischio è rilevante e fare qualche controllo in più da qualche altra parte. L'altra è scegliere chi controllare. Qui c'è un lavoro di pianificazione che va costruito, ce lo chiede anche la normativa. La sensazione che abbiamo avuto nel nostro gruppo di lavoro è che si sia mediamente ancora agli inizi di questo lavoro. L'altra, sfruttare meglio i monitoraggi e gli autocontrolli che le aziende fanno, che per le aziende sono comunque un costo dovuto, dai quali noi oggi ricaviamo ancora molto poco. La sensazione degli operatori è che questi autocontrolli non ci, come dire, confortano granché, c'è una generale sfiducia sulla effettiva valenza di questi autocontrolli, ma c'è anche la consapevolezza che se noi non riusciamo a dare un valore a questi autocontrolli, non ne veniamo a capo. Quindi il problema di come rendere il controllo dell'autocontrollo efficace è una delle sfide che abbiamo. L'altra ci viene dalle norme recenti, ma insomma stamattina è stata richiamata più volte il coordinamento dei controlli. Il coordinamento dei controlli è un modo di efficientare l'attività di controllo, oltre che una richiesta, delle imprese che sono altrimenti appesantite. Non è una banalità. Non è una banalità, non solo perché c'è da superare gelosie, che difficoltà di relazione fra i diversi enti che svolgono attività di controllo, ma perché anche tecnicamente questo impone un lavoro di costruzione della banca dati dei controlli, cioè un modo di rendere disponibile l'informazione su chi è controllato e che cosa è controllato in maniera universale, che non è scontata e non è banale. Fortunatamente, se vogliamo, il sistema agenziale da questo punto di vista è forse uno dei soggetti meglio messi per poter costruire il riferimento per questa cosa, anche se ancora siamo indietro. Tra gli esempi citati come buone pratiche nelle linee guida che sono andate in normativa, l'esempio di banca dati cita l'Agenzia delle Marche, che era il nostro gruppo di lavoro, che appunto è una delle agenzie per l'ambiente. La trasparenza. Qui la questione della trasparenza del controllo, che di nuovo è una domanda normativa, la sensazione è che la stiamo ancora subendo, che la stiamo ancora subendo, che il dibattito su questo sia molto indietro rispetto a dove potrebbe essere. Pubblicare gli esiti dei controlli è una cosa che dobbiamo fare perché ce lo chiedono o è una cosa che serve perché aumenta l'efficacia e i risultati del controllo?
ci preoccupiamo spesso nel dibattito di non ledere i diritti al segreto industriale, alla privacy delle aziende, e il diritto delle aziende a conoscere come saranno controllate e che ruolo gioca nella necessità invece di rendere pubblici i risultati dei controlli. Poi c'è tutta la tematica dell'anticorruzione, che in qualche maniera è connessa con questo tema. La pubblicazione dei dati, se abbiamo fatto una rapida ricognizione, oggi è schizofrenica, perché andiamo dalla pubblicazione del verbale di sopralluogo così com'è, che non è neanche un documento. Il verbale di sopralluogo è un oggetto che per sua natura ancora non è esattamente proprio un documento, alla situazione molto frequente in cui non sono disponibili neanche gli elenchi delle situazioni che sono state controllate, non dico gli esiti, ma nemmeno gli elenchi delle situazioni in cui sono state controllate. Qui ci abbiamo molto da lavorare per darsi dei criteri che consentano di rendere la pubblicazione di questi dati controllata, rigorosa, leggibile, perché poi deve essere leggibile, insomma, qui c'è una sfida importante. Le risorse, stamane è stato detto, il problema della certezza delle risorse con cui si fa il controllo è un problema chiaro, perché sono saltato di una diapositiva. Qui credo che noi abbiamo una risorsa importante, di cui stamane forse non si è detto abbastanza. Il punto di forza del nostro sistema è che abbiamo una larga condivisione su qual è la nostra identità. Noi siamo l'unico soggetto che fa controllo ambientale che è in grado di mettere insieme il triangolo del controllo, l'autorizzazione e il monitoraggio ambientale. Fra questi tre pezzi del triangolo c'è una relazione bionivoca, perché l'autorizzazione si costruisce sulla base del monitoraggio e delle esperienze di controllo già fatte. Il controllo si fa sulla base degli esiti del monitoraggio e su ciò che hai dato in autorizzazione, e così via. Mettere a sistema questi tre pezzi è la cosa che noi possiamo fare meglio di altri. Forse non facciamo ancora tanto quanto potremmo, questo lo posso dire per esempio per la mia agenzia, sicuramente è ancora così, cioè c'è di più che potremmo fare nel collegare fra loro questi tre pezzi. Questo è sicuramente l'elemento che ci distingue dalle altre polizie ambientali. Tuttavia, l'abbiamo sentito anche stamani, la questione del controllo c'ha dietro la tematica degli UPG. Sulla tematica degli UPG abbiamo una normativa disastrosa, una normativa che non chiarisce nulla, né di come si fa a rendere evidente chi svolga questa funzione e chi non la svolga. Siamo in una situazione in cui la nomina, lo metto fra virgolette perché in qualche caso lo è, in qualche caso non lo è, a seconda di come si legge la norma, degli ufficiali del Consiglio Giudiziario avviene con almeno tre percorsi diversi nel mondo delle agenzie, ma forse anche di più. La stessa magistratura dubita della titolarità degli atti di polizia giudiziaria fatti dai nostri ufficiali di polizia giudiziaria. È recente un parere del riesame che boccia, se vogliamo dire così, un annullamento di un sequestro di iniziativa fatto da uno dei nostri ufficiali di polizia giudiziaria, al quale era stata contestata la validità della sua qualifica, e il parere del riesame, l'avete visto circolare in questi giorni, ricostruisce i motivi per cui quel tribunale ritiene che invece, come diversamente aveva ritenuto il GIP, eccetera. Insomma, questo problema degli UPG è così poco chiaramente chiaro, se sono o non sono, eccetera, fa sì che i nostri ordinamenti non siano poi troppo attenti a valutare i rischi che questa qualifica comporta, e sono gestiti nei nostri ordinamenti in maniera non del tutto omogenea, e soprattutto, ecco, su questo non siamo ancora riusciti a fare sistema. Il finanziamento, stamane è stato detto, certamente mi pare che si possa dire chi controlla non deve essere col cappello in mano, quindi con quali risorse fa il controllo lo deve sapere senza dover chiedere. Questo credo sia un presupposto perché il controllo possa essere fatto con totale serenità e libertà da condizionamenti. Qui le strade sono due: o si applica il principio che inquina paga, principio che a me pare sacrosanto, anche nel gruppo era largamente condiviso, il controllo delle AIA è incardinato su questo principio, anche la norma sullo service lo direbbe, ma poi i decreti applicativi, guarda caso, non sono mai usciti.
Su questo principio, devo dire, nella prima giornata io ho sentito delle frasi che, come dire, ne mettevano in dubbio la ragionevolezza di applicarlo all'attività di controllo, perché non si può fare il controllo essendo pagati dal controllato. Detta così suona effettivamente male, mi sembra che l'esperienza delle AIA ci conforti sul fatto che invece questa cosa fatta per bene e in forza di legge si può fare senza subirne il condizionamento. L'altra è quella dell'EPTA e della nuova legge: se tramite l'EPTA e un finanziamento certo si definiscono quali sono le risorse, poi se queste arrivano dalla fiscalità generale o da altri percorsi, a noi interessa poco, in una certa misura. Documenti di sistema e piano triennale. Qui, appunto, come dicevo, c'è tanto lavoro da fare. Checklist, metodi di analisi, linee guida. Io ho in mente, per dire, ce ne abbiamo una ferma da tempo sulla classificazione dei rifiuti che tanto può fare sul ragionamento sui controlli. Il prossimo piano triennale di attività che gira per la discussione e l'approvazione, devo dire la verità, non l'ho riguardato recentemente nell'ultima bozza. Potrebbe essere un piano di svolta da questo punto di vista, cioè ci potrebbe essere un po' più di attività su questo versante. Nei prossimi giorni cominceremo a affrontarlo per la sua approvazione, teniamolo presente, se va, come dire, corretto in questo senso, questa è una sollecitazione che da questo gruppo viene in qualche maniera. Prospettive, ecco, qui vengo alla questione prospettive, e la formazione. Qui abbiamo la scuola di Ispra. La scuola di Ispra ce l'abbiamo nello statuto di Ispra, ce l'abbiamo un po' meno nella pratica. Crediamo, almeno noi che si è lavorato in questo gruppo, che sia uno strumento da rafforzare. L'esperienza della scuola per la Seveso è un'esperienza che può essere replicata utilmente per diversi altri ambiti. Senza pensare alla formazione integrale degli ispettori, c'è un altro esempio che ci interessa, che è quello di strumenti di sistema. Abbiamo questo impianto, per esempio, Loop, sul quale c'è una convenzione Ispra con la struttura che l'ha messo a punto, dove si può andare a fare messa a punto di metodi, accreditamento, insomma, verifica, addestramento, o interconfronti in qualche maniera, che gioca fra l'abilitazione, la verifica del metodo e l'abilitazione degli operatori, sono sicuramente strumenti da potenziare. Abbiamo un regolamento per gli audit interni. Credo che audit incrociati per la validazione delle prassi, la verifica della qualità delle nostre attività ispettive, possa essere un'altra attività da potenziare. Certo, tutto questo sta in un salto di qualità che il sistema del Consiglio federale ancora non ha fatto del tutto. Fino ad ora abbiamo condiviso documenti. Se vogliamo passare a fare queste cose, bisogna cominciare a condividere servizi. C'è una complessità maggiore perché poi i servizi hanno i costi, quindi c'è da ragionare delle ripartizioni di costi, hanno un governo del servizio che va costruito. Credo che questa sia una sfida per il Consiglio federale. Se ce la facciamo a passare dalla condivisione di documenti alla condivisione di servizi di sistema. Potenziamento dell'efficacia degli autocontrolli, l'ho detto, l'ho accennato. Qui si tratterebbe, potremmo lavorare insieme a, sono 2 minuti, 2 minuti, alle metodologie di verifica degli autocontrolli, alle, come dire, le prescrizioni autorizzative che consentano di rendere la verifica dell'autocontrollo efficace, perché se ce l'hai scritto in autorizzazione certe cose, allora poi quando lo controlli non può sgarrare più di tanto. E poi c'è un problema normativo, perché oggi se uno fa un falso non riesci quasi mai a contestarglielo efficacemente. La normativa sul falso, che è l'unica che puoi come dire, applicare a questi casi, è una normativa troppo complicata per perseguire, troppo poco efficace. Quindi qui c'è un lavoro da fare anche con il legislatore. Abbiamo il progetto INPEL e la pianificazione. Il progetto INPEL, che è stato discusso recentemente in un seminario a Soarpa, è un'esperienza avanzata di ragionamento sulla pianificazione dei controlli, nata per l'ambito AIA forse, ma che può dare i suoi frutti migliori probabilmente anche al di fuori di questo ambito. Qui c'è proprio, appunto, dicevamo, una lacuna metodologica da colmare su come pesare e dove orientare il controllo da fare. E l'ultima prospettiva che lanciamo, come gruppo, è quella di, come dire, darsi l'obiettivo di un periodico rapporto, sugli esiti del controllo.
Non una relazione di attività, quanti abbiamo controllato, quanti sopralluoghi, quante sanzioni, ma una lettura critica di ciò che emerge dalla nostra attività di controllo per individuare dov'è che la normativa funziona, dov'è che fa acqua, dov'è che ci sono problemi emergenti o crescenti che rischiamo di non fronteggiare, dove invece la normativa è eccessivamente vessatoria, dove le prassi di controllo che abbiamo in essere hanno funzionato, dove invece hanno bisogno di essere corretta. Un testo che scriviamo per noi per modificare la nostra attività di controllo e per il legislatore come input per una revisione della normativa. Non è prescritto da nessuna parte che il sistema agenziale lo faccia, ma non è vietato. Io credo che cimentarsi, credo, noi crediamo perché è una proposta condivisa, cimentarsi su un prodotto di questo tipo ci aiuta a crescere sulla riflessione e fa un ottimo servizio al paese. Quello che solo noi possiamo fare, perché come dicevo, solo noi mettiamo in relazione i tre vertici del triangolo. Questo è tutto.